Professor Claudio Giardino oggi è qui a Palazzo Corigliano, una delle sedi dell'Orientale di Napoli, per parlare agli studenti oggi, venerdì 8 maggio 2015, della metallurgia, di quella che è stata la bellissima storia della metallurgia fino ai giorni nostri. È una storia antica e volevo chiederle una infarinatura per chi conosce poco tecnicamente questo argomento. Beh, diciamo, la metallurgia incomincia molto anticamente, diciamo intorno all'ottavo millennio, e poi si sviluppa fino ad oggi giorni nostri. Tuttora la metallurgia è uno dei punti focali, uno dei punti importanti delle tecnologie moderne, quindi è un discorso che inizia molto tempo fa, ma che continua ancora ai giorni nostri. Poi naturalmente ogni periodo ha le sue bravi metalli che usa. All'inizio usa il rame, poi passerà al ferro. E così via. Quindi, diciamo, abbiamo tanti tipi di metallurgia a seconda dei tipi di metallo che nei vari periodi storici vengono utilizzati. A proposito, professore, del passaggio dal rame al ferro, perché ci sono voluti, cioè quali sono le ipotesi del perché sono stati necessari millenni per questo passaggio? Ma in realtà il problema è che il ferro è un metallo meno vantaggioso del rame, per cui sebbene sin dall'origine, sin da periodi molto molto antichi, il ferro venga ad essere utilizzato sostanzialmente per piccoli ornamenti, eccetera, il grosso del suo sviluppo si deve a problemi diversi. Come spesso avviene nella tecnologia, nell'uso delle tecnologie, è la necessità che porta alla spinta innovativa che poi rivoluziona poi il tutto. Anche perché, questo lo abbiamo visto noi con i computer, no? Con internet, noi non possiamo prevedere quello che la tecnologia ci porterà. Per cui l'innovazione tecnologica può portarci a delle soluzioni che in origine non si prevedevano quando è stata inserita. Il ferro probabilmente arriva ad essere utilizzato in modo intenso quando un sistema di crisi politica impedisce di approvvigionarsi dello stagno, che è l'elemento di base insieme al rame per ottenere il bronzo. A quel punto nasce la necessità di trovare qualcosa di alternativo ed è il ferro. Naturalmente, quando incomincio a usare il ferro in questo modo, non si aspetterebbero mai che poi a un certo punto il bronzo, quando pure ritorna in circolazione, quando si sistema la situazione economica e politica, non servirà più. È un po' come con i computer, noi non, quando abbiamo incominciato a lavorare con i computer non si prevedeva quello che poi sarebbe successo, lo sviluppo enorme che abbiamo avuto. Professore, lo voglio ricordare, lei è all'Università del Salento Lecce, però per chi vuole magari approfondire l'argomento, ha un sito, un qualche contatto da poter dare? Ma diciamo, io ho, per chi vuole contattarmi, ho il mio indirizzo di posta elettronica che è Claudio Giardino. Claudio.Giardino@unisalento.it, e lì io, se c'è qualche domanda o qualcosa del genere, sarò ben felice di poter rispondere.